Il trio oscuro ci ha rubato il cuneo DNA ed è nostro compito andarlo a recuperare in questo nuovo episodio di serie, 24esimo per l'esattezza. Dopodiché andremo verso Grecalopoli a sfidare l'ultimo capopalestra di serie. Allenatori, dopo numerosissime richieste, per la mia prima volta quest'anno sarò presente ad Etna Comics. Vi aspetto il 31 maggio, 1, 2 e 3 giugno alla YouTube Alley di Etna Comics, nell'area E1. Mi troverete lì tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Ci saranno anche due eventi speciali, da un'ora all'uno, che vi lascio qui in sovrappressione. In più porterò in fiera le magliette con il logo Federic. Queste maglie sono un'edizione limitata, ne ho solo 100 disponibili per Etna Comics, quindi vi dovrete affrettare se le volete. Per qualsiasi cosa troverete tutti i dettagli dell'evento qui sotto in descrizione. Ora io vi lascio al video, grazie e buona visione. Pollici in su di supporto, mi raccomando, arriviamo almeno a 4500 like, conto su di voi. Precisione, 4500. Qua sotto in descrizione lo shop di magliette, venite ad Etna Comics, mi state scrivendo veramente in tantissimi, ci saranno solo 100 delle magliette Federic in edizione super limitata, nemmeno nello shop, quindi ok. Allora, possiamo andare, fan art, da parte di Crystal Okami. Guardate che bella questa fan art. Guarda quanto è fiero il mio Blaziken. Bellissima, poi abbiamo il cappellaio matto, altro fan art, grazie mille. Però ragazzi, le fan art con Abomasnow. Assolutamente, mandateci le fan art con Abomasnow e quelle con Teyvolution Ultra Instinct. Esatto. Mi raccomando, perché nello scorso episodio, Teyvolution fenomeno, veramente. Com'è? Fenome? No. Allora, andiamo qua, battiamo il trio oscuro che tra l'altro vai, a me mi sono sfuggiti adesso perché sono rimasto proprio qua dalla scorsa parte. Allora ragazzi, i Pokémon ce l'ha curati Aristide, se non ricordo male. Sì, sì. Yes. In più, devo allenarmi ancora la squadra in quanto ho Dragonair ancora a livello 42. Ed è un po' grave come cosa in quanto Crobat che sta nel PC a livello 44, ecco. Vi dico solo questo. Allora, vendiamoci le iperpozioni che ne ho sprecate parecchio nello scorso episodio per salvare Teyvolution. In più vado anche a comprarmi dei repellenti che mi mancano se non sbaglio. Quindi vado qua, repellenti, ne compro magari una decina. Sì, perché ce n'ho solo uno. Ok, 4900. Fatto ciò, vado a battere il trio oscuro. Mi ha schivato un dinamo pugno. Vabbè, è facile da schivare. Tirami il pugno, c'è una precisione veramente oscena. Ok, trio oscuro. Pensi forse di riprendere il cuneo DNA? Certo che ci riesco. Se no non sarei qui. E adesso ragazzi gli facciamo un culo grosso come una casa. Vabbè, finché mi mandano i Pidgey. Pidgey è facile da battere. Lady manda in campo Pignite, un tipo fuoco lotta, starter di quinta generazione. Etna? Etna Comics. Etna, che cosa può fare contro questo Pokémon? Praticamente niente. Possiamo provare con un Forza Antica, ma ho io paura. Ho finito. Finito? Sì. Già battuto? Già aveva Pokémon. Muro di fumo, ragazzi. Attenzione, spera di levarmi la precisione, ma non sarà così. In quanto io adesso sostituirò il mio Etna e manderò in campo il mio Paperino, che con Surf dovrebbe riuscire a buttare giù il povero Pignite. Ok, a me mi hanno detto che la nave sta sorvolando pure Duopoli. Buoni ed Duopoli. È diretta verso la nuova città dove c'è il capopalestra. Esatto, noi dobbiamo andare là. Quindi io per passare devo andare a Spiralia. Dai ragazzi, era attacco mi ha fatto. Surf, vediamo un po'. Colpito in pieno. Attenzione, era attacco perché è forte. Ok. Grecalopoli devi andare, quindi devi fare volo a Spiraria. Perfetto. E là c'è il tunnel sottomarino che ti porterà direttamente a Grecalopoli. Ok, grazie. Allora, 1000 punti esperienza, livello 46 per Paperino. Prossima mossa sarà, spero non un leggendario, in quanto ne ho piene veramente le tasche. Ecco appunto, stavo per dire, ne ho piene appena le tasche. Bittini tipo fuoco, molto forte, sempre di questa generazione. Surf, proviamoci, ma ok, tripletta. Sto trasformando Ariel nel Pokémon schiavo. Sì? Elevato Omega Assorbimento? Sì, tanto è inutile, non è stabbato, non gli toglie niente. C'ho già un Pokémon tipo erba, quindi ah sì, sti cavoli. Surf, attenzione, Surf su Bittini, riuscirà a shottarlo con un solo colpo? Sì, vediamo. Vita gialla per lui, ancora un altro Surf, sperando in un
Niente, speravo in una tour forza che falliva, ma non è così. Attenzione, Paperino viene burnato, scheggiato, elettrizzato, surf e va giù Vittini. Bella così. Ah, ha fatto proprio veloce veloce. Cerchiamo di non rischiare mai i Pokémon di coppia. Anche perché non ci rimetti solamente tu. Esatto. Allora, Spiralia, eccola qua. 4000 punti di esperienza per Paperino. Attenzione, manda Weezing. Quanto Weezing, ragazzi. Sono indeciso di mandare Trans con Psichico. Oppure Etna con Eruzione. In questo caso Etna con Eruzione fa. Perché sono entrato nel centro Pokémon? Non devi comprare niente, strumenti, curare i Pokémon. Giusto, no, devo comprare qualcosa. Bravo, mi hai fatto venire in mente che devo comprare qualcosa e curarmi Ariel, visto che tanto ci attenzione sono. Attenzione a Weezing, attenzione ragazzi, perché può essere veramente forte. 46, attenzione, facciamo un'eruzione. Può bastare eruzione per buttare giù Weezing. In base a quanti punti salute ho. In giusto. Questo caso ho tutti i punti salute, puoi ragazzi. Andare giù come una pera. Ho ben 143 punti e salute, va giù come una pera. Yes. No, basta. È la seconda volta che gliele faccio curare, perché sbaglio a schiacciare i tasti. 8640 euro ci dà, pochi dollari il Trioscuro. Ragazzi, li abbiamo battuti. Ecco, arriva Aristide che ci dice: accidenti, non affliggerti, Frederick. Tu hai fatto un ottimo lavoro. Sono stato io a non essere all'altezza. Inter Poké sta squillando, vediamo chi è. Cura totale perché non ne ho. Occhio perché costa tanto queste no, cose. 3000. Ma ne ho, sì, 600. Ah, ho capito, ricarica totale, vedo. No, no, cura totale. Quindi non 3300. Sì, infatti 3000, 3000 perché 3000... ne ho comprate 5. Mi ho detto cura totale, ricarica tot a 3000. Non la compro più. Cioè, no, più che altro se ne avevi presi 5 a 3000, me ne sarei prese tantissime di ricarica tot. E invece no. No. Perché la ricarica se non sbaglio costa già di su 2005. Sì. Uno solo. Esatto, quindi figuriamoci. Allora, dove sei? A Spiralia, perfetto. Attraversa il tunnel marino e vieni a Grecalopoli. Ok, dobbiamo andare a battere il cavo palestra, che, che è nuovo. Allora, io sto andando per il tunnel. A Bonitopoli ha ancora bisogno di... Ah, già, è vero che qua c'era tipo il tipo che puliva e non ci faceva passare. Vero? Sì, ora mi ora rimembro. Guarda che bel posto il tunnel marino. Passa proprio figo. Sotto, è bellissimo. È uno dei posti più belli di questo gioco. Guarda questo... Wailord sopra. E poi questo gioco c'ha un sacco, ma veramente un sacco di... Guarda il Wailord. Sì, figo. Ha veramente un sacco di posti strafighi. E fosse marine, è stupendo. Ah, io però per arrivare là mi sa che devo insegnare il volo a qualcuno, sai? Io ho dovuto insegnarglielo a... Però non c'ho voglia perché c'hanno tutti delle buone mosse. Quindi ragazzi vado a prendermi Crobat per far volo. Via, tu, non ti mettere sulla mia strada. PC aperto. Ok, sono arrivata. Sposta. Dove devo andare? Devo andare al capo palestra. Ah, devo andare direttamente al capo palestra. Sì. Ah no, qua c'è Tony. Dimmi, Tony. Quella è la palestra, vedi? Ok, dobbiamo assolutamente ritrovare il cuneo del Neon. Per prima cosa devi sconfiggere il capo palestra. Perché è indispensabile per battere gli attivi, insomma. È l'ultima palestra, ragazzi. Una delle palestre più belle, ma più belle di tutte. Guarda che bella sta palestra. Dammi la mia acqua fresca. Ce l'ha? No. Non me l'ha data! Se c'è che la palestra è andata a nuotare da qualche parte cantando lodi al mare. È vero, devi andare prima... dovrebbe stare a nord. Questa è una specie di città simile a Orocea. Te la ricordi Orocea che città è? No. Non ti ricordi Orocea? No. Male, male, male. Ah, cosa è successo? Orocea è la città quella là di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Terza generazione. Ah, e io non ci ho giocato. Non ci ho mai giocato. No. Mamma mia, fatemi bere perché raga. Non mi prendere male, basta. Non hai mai giocato Rubino Omega Zaffiro Alfa? Ah, sì. È vero. Ma sei rincoglionita, Michelle. Un po'. Mamma mia, oh, ragazzi, ma ragazze 338 552 897 è il mio numero di telefono, chiamatemi, cambio ragazza per fare video, mi raccomando, Ma sei antipatico! Guarda qua sotto. Non so, ci sono già andata. Wailord. Dicono che se fai avanti e indietro qui su, qua sotto spawna Mewtwo. Ah, sì, è vero? Ma qua no, non è nessuno. Vabbè. Anch'io pensavo fosse tipo quello del Triuscuro. Ma che ci fa lì? E invece no. Allora, Nuzflies. Ciao, Brock. C'è Brock. Non è Brock. Sì che è Brock. Non è Brock. Ma lo devi sfidare, eh? No, sono entrata dentro la palestra. Ah, di già. Sì, devo cambiare Pokémon. Se no me ne mi ammazzo tutti. Viva i Pokémon. Toast. Ma ci facciamo la copertina qua? Dopo, allora dopo esco la facciamo. Io di qua, tu di là. Vai, dai, ci sta. Dopo la facciamo. Devi andare a destra e poi su.
Ah, ti aspetto là, eh. Bravissimo. Livello 47 i Pokémon, mica come moriamo male. Mica come moriamo male, Michelle. Ma c'è una... un certo uomo quasi? Ok. Vai, eh. Fuoco blu. Shinderu. No. Oh my god. Shinderuka. Awarakata. Federico il giapponese. PC di Bill aperto. Sempre di Bill, eh. Sempre nella storia, Bill. Andiamoci di Latios. Sposta. Sposta. E lo cambiamo in Crobat. Ariana a livello 47. Good job, good job. Chi? Yanma. Ashante. Uomo io, donna tu. Ora sai perché. Basta. Non è che devi trovare una canzone per ogni singolo Pokémon. Te la ricordi la canzone? Sì, là. È quella che cambiava sesso con l'acqua calda o l'acqua fredda. Sì. Cosa più, vabbè. Mamma. Oh, comunque questo è saltato fuori dall'acqua, ma l'acqua era tipo bassa. Sembra da sempre. Mi arriva le ginocchia l'acqua. Lui è saltato fuori dall'acqua. Sembrano le Maldive. Sì. Ashante, uomo. Come fai a dire che sembrano le Maldive? Ci sei mai stata? No, ci vorrei andare. Allora non puoi dire che sembrano le Maldive. Oh, ma quanto sei antipatico! Mamma mia! Ramma, ramma. Ashante, uomo io, duomo tu, donna duomo tu. Va bene, amore, duomo tu. Uè, figa! Ramma, Ashante, uomo io, donna tu. La smetti? Ok, Etna, ragazzi, è pronto per affrontare la palestra e diventare il Pokémon più forte della vita. Non so se affrontarla con Etna o switchare spesso. Vediamo in base a cosa mi mandano, ragazzi. Ehi, tu bello, lasciami l'acqua fresca, per favore. Mi viene una voglia di tuffarmi là nell'acqua che tu non hai idea. Ma non posso fare niente, devo per forza sfidare questa. È sfida? No. Sfida? No, non mi avrai mai. Sfida? Ah, schivata. Scusa, sfidala? No! Sfidala? Io evito l'evitabile. Ma no, non avresti da sfidare. Allora, ragazzi, questa è una palestra stupenda. Se lo riesco a battere, mi dirà un piccolo di segreto, mi ha detto lui. Che ti ha detto a te prima? Niente. Tanto mi sembra poi di sfidare tutti, quindi... No, cioè, non mi avranno mai. Doctor, 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 ma nel capo stario. Via. Dai, dai, no. Dai. Typhlosion contro stario. Ovviamente c'è una Pokémon allora. Cavolo, chi manda contro stario? Tronopugno? Tronopugno. Penso di essermi bloccato. Bam. Dai che ti sto tono pugno, stario. Boom. Ma mia ragazzi, attenzione, Typhlosion shot anche poi tipo acqua. Woo! 893 punti di esperienza. Vai. Bra lì. Vai così. Michelle, ragazzi, ci sta cadendo. Mi sono bloccata. E io, ragazzi, sapete cosa dico? Non l'aiuterò. Oh, ma anche te ti ha mandato un Azlif? Sì. Non è vero? Non è che non sono randomizzati. Ma te l'ha mandato per caso prima? Chi te l'ha mandato? No! Chi te l'ha mandato prima? Fuck. Lui. Prima di questo? Nessuno, dopo c'era Yamma. Io Yamma. Ashante, uomo io, donna tu. Devo imparare a stare zitto. Ma dopo di lui, ma a me c'ho tre Pokémon questo. Ma che beccato te? Non lo so. Nazlif. Gentleman. Trapinch. Trapincio. Trapinch è di tipo terra. Paio di forbici. Ok, ho battuto il Doctor. Okay. Io ti giuro, fai ancora battute sui Pokémon. Ti do un pugno. Che vuol dire? Che ho detto? Ma sei stupida. Basta. Ma Trapinch da mille forbici. Per quale lo sgumo? E no, e mo che cazzo era? Devi andare su senza farti beccare e riscendere. Veloce, giù. Questi sono. E qua? Kingler. Cambia. Ah, ho capito che devo fare. Kingler. Kingler. Un uomo di vera seta. No. Ok, andiamo qua. 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 Ma vediamo se ti blocco anche tu. Mi sono bloccata io, esatto. Bravissimo. Pure tu sei andata qua. Sì. Inevitabile. No, era evitabile. No, io non posso. No, possiamo fare la palestra tutta senza fare gli allenatori, Michelle. Cioè. Non è necessario. Ragazzi, vediamo chi ci manderà lei. Anche tu stai aspettando questa? Cioè, non è molto efficace. Tutto colpo, cambialo subito. Via. Oh, ma che cavolo fai? Ma sei matta? Oh. Metto l'ansia, raga. Metto l'ansia. Chi mando, scusa? Che mossa l'ha fatto? Elettro, una mossa di tipo elettro mi ha fatto. Manda Sandy che non c'ha.
No, 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 no. Chi mando? Ostile. Barbalbero. Barbalbero, sì. No, Eletto, sì, è Barbalbero. Io non posso vivere in queste condizioni. C'è un Magikarp. Metto lo pugno su Magikarp. Tanta roba. Bam. Tanto io poi morirà qualcuno, Michelle. Che l'ha fatto questa prima? Sì. Ti dovrebbe levare molto. È quello che pensavo anch'io. Non è molto efficace. Curatelo. Kingler. Ci stiamo già odiando. Che bastardo. Che infame di... No, curalo, curalo, sì. Ma lo dico, è proprio un infame perché fa brutto colpo. O Luce Siluro c'ha più probabilità di fare brutto colpo o c'ha l'abilità. Beh, io rimarrò qua tutto il giorno. Mi finirà prima o poi. Michelle, ti vuoi ricordare quando The Future ha sbloccato l'ultra istinto? Sì, ma il mio, con tutto il sedere che io... Se non fa brutto colpo, gli leva 20 PS. Oh, grazie. Vai, ora falli qualche mossa forte per ucciderlo, tipo pedalo da... Oh! Io no, che rischio. Che rischio pedalo d'anza. Che rischio, ragazzi. Se gli fa due brutti colpo, ragazzi, non voglio immaginare che fine faccia quel coso. Ma se dopo... Se tu sai che se tu adesso non lo shotti lui dopo ti fa brutto lo colpo... Lo so! No. Credi nel mio barbaro. Ora levalo e non fare l'errore che finito. Hai fatto. Ah, ok. Toglilo e... Raga, mi mette un'ansia a me, Michelle. Ma che cazzo? Ti sei bloccato dove mi sono bloccato io. L'aiuto quando ci sono di mezzo anche i miei Pokémon che sono cuori... Frinshippati. Cuorizzati, esatto. Andiamo di qua. Che angoscia. No, sono sicuro che quella canzone non facesse così. Ti sei bloccato dove mi sono bloccato io. Anche tu qua? Sì. Ma io so cosa fare qua. Cioè? Ma te faccio vedere. È semplicissimo. Cioè? Vuoi sapere le mie doti, Michelle? Sì. Davvero vuoi sapere le mie doti? Tutte vuoi saperle? Dove devo andare? Vai su. E su dove? Là, devi aggiungere l'isola là. Grazie. Io non ti aiuto. Voglio vedere quanto è intelligente, ragazzi. Voglio vedere con chi mi sono messo. Io non sono intelligente. Lo sapevamo già, Michelle. Grazie per avercelo ricordato. Attenzione, eruzione! Con 146 punti salute! Eruzione! Boom! E fa fuori Porygon. Attenzione! Boom! E boom, io boom, devo boom, andare. Boom! È una volta che sono arrivato. Vai su? No, no, destra. 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 Ecco. Ora batti quello. No. Battilo. Allora riscendi. Perché? Devi ritornare a sinistra così. No, tu mi vuoi farlo battere. Ragazzi, questa. Dove devo andare? Vai sinistra. Là. Là. Ok, ora vai giù. Vai giù e risali. Ok, e ora vai a destra. E questo però lo devo battere. Esatto. Che pizza. Forza antica dei popoli. Voglio tipo una fanart con Teflucio che stavo tipo così. Tutti i sassi che fluttuano tipo viola. Basta, queste fanart assurde e impossibili. Le voglio, ragazzi, per favore, fatelo per me, vi scongiuro. Mandatemele su Instagram, fate 45 ita. Ah, quello è uno Skeggy. Ehi, ma quello vola. Ehi, ma quel pigeon vola. Forza antica. È forte Etna, ragazzi. Ah, perché me lo devi avvelenare? Ragazzi, quanto è forte Etna? Sì. Quanto è forte questo Pokémon? Tu usi solamente Etna e sto... Cioè, ce l'hai a 51, ma la smetti? Bene, la cambio. Oh. Alla prossima sfida, però. Ragazzi, è troppo forte, uso solo Zuf. Cioè, c'ha... Mostra super efficace. Ah, Pikachu. Pikachu cambia, oh. Manda Bulbasaur. E mando Sandy. È di tipo terra. C'è mossa per contrastare un Pikachu proprio con Sandy? No. Da Blaziken, mica ci pensi pure. Ragazzi, brutto colpo su Lilap. Lilipup. Battuto. Oh, capo palestra, occhio perché Antoniette, gentleman, manca. Quanti fa non c'aveva quello? Due. Mamma mia, faccia. Ah, faccia. Ma c'ho etere, ragazzi. Oddio, siamo attenti. Etere ce l'ho, dimmi che c'ho etere, ti prego. Maria. Pia. Oh, Maria. Cosa? Schivato. Che bello quando Blaziken schiva i colpi. Ragazzi, non c'ho etere. Mannaggia etere. Mannaggia a me. Niente, dovrei uscire dalla palestra, però io...
Non voglio uscire adesso. Cioè, non è fattibile. Non è il caso. Allora, per questa palestra io manderei avanti a Paolo per il capo palestra. Tu che dici? Già sei al capo palestra? Sì, ci sono praticamente da fanti. Ci proviamo, vediamo ragazzi. Borza, i pozioni mi servono, no, mi servono anche. Quale mente malata ha progettato questa palestra così? Io no. Due Pokémon, Pansy. Spill, mandiamo Etna. Spill, mandiamo Spill. Me la rischio, ragazzi? No. Tono pugno. E adesso Etna muore. Boom! Prendere pugno! Troppo forte. Sono davvero. Ah! Perché non sei andata in giù? Non posso andare in giù. Perché non sei andata in giù prima quando potevi farlo? Ora gira a sinistra. Sinistra, destra, giù, di là. Esatto. Vai. Oh, parabà. Grazie. Se non c'ero io, ancora eri morta. Dai, zitto. Wayne. Come si chiama? Wayne. Oh, sì, stai tranquillo. Non saltare. Io ragazzi me la sono Io odio Weezing. Dici? Blaziken, acqua di sale, due volte. Sì, ma è 49. Buttati un po'. Minchia, 49 ragazzi. Si mette male. Udana mugne. Scendi neve. Di chi vuole un polpo arrosto? Calmamente. Quanto è buono il polpo arrosto ragazzi, sul barbecue? Mamma mia. Oddio botta, quanto mi fa male. E smetti? Il tempesta di sabbia. No, tossina. Tossina, levalo subito dagli antidoto prima che ti crepa qui male. Vai, tossina ti leva. Cioè, da un momento all'altro ti ritrovi tipo morta. Lo so, adesso me lo curerò. Anche se c'hai la cura, tossina ti leverà sempre di lo più so, ogni turno. Lo so. Dillo all'ultra necrozma che ho ucciso. In 5 turni con tossina. Meno male che ho preso un po' di cura totali. Bravo. Bravo. Bravo, Mission. Raffica. Yeah. Ma smetti? Yeah. Ma smetti? No. Basta. Mi vado. È proprio un cazzo di baby. Oh, ci vediamo. Basta, baby. Noi vogliamo pistole, noi cerchiamo. Io se faccio il self qua, no, eh. Fosse così facile. Allora, via con il capo palestra. Let's start. Let's start the game. Ciao Weezing. Eccolo, è la rivincita. Esatto, stavo per dire, guarda, c'è il fratellino. Esatto. Time Flusion, carica il cembal. Onda disinvolta. Cos'è un disinvolta? Quando tu dici praticamente a uno una cosa e lui dici disinvoltura, dice ehi no, non me la insegnare perché fa schifo. Ma io c'ho un crocroc che non impara nulla. Ma io ho un bello sto orsantino. Allora, vabbè. Ci sai fare? In realtà non ho fatto ancora niente. Bravo. Mi hai detto ci sai fare? Io non... Alzo le mani. Smeargol. Mando Smeargol e lo mangio tutta la vita. O te lo curi e l'attacchi, oppure cambi e Smeargol uccide la mossa lotta. Chi è che c'è la mossa lotta? È normale, tanto che cosa. Cambia Pokémon. Metto Barbalbero. Barbalbero? Forza sì. Ah no, aspetta. Il mio stile c'ha zuffa, bravo stile. Vai, sì, bella così, gran voce, bella così. Anche lui gran voce. Sei un explode. Ragazzi, i prossimi episodi tutti vogliono 50, mini. L'odio. Vai, zuffa! No. Ho visto autodistruzione. No. Minchia, lo shotti subito. No. Per fortuna che io si colpisce la sola all'infinito. Dici? Sì, lo so, sono sicuro di questa cosa. Minchia, è scoppiato quella sbirgola. Ah, Stilix, vedi quelle corna che c'ha là, sì. Così. Io sono i due bugni. Boom. Minchia.
Zuffo ha imparato ad adorarlo dalla quarta generazione. Sablai. Non ho mosse di tipo buio, non ne ho. Sì, invece. Sablai. Che c'hai? Non avevo posto di tipo buio, ci ho ragionato, non ne ho. Eccolo il Pokémon che mi metteva in difficoltà. Che facciamo? Che cazzo mi ha mandato, mo? Che facciamo? Ma te lo devo dire io? Sì. No, pensaci da sola. Non ti dico niente, perché sennò poi mi dicono aiuti Michelle. Ragazzi, okay. Meno male c'ho tanta difesa questo coso. Meno male. Io gli ho fatto una mossa fisica. Io lo sostituire. Ma magnitudo. C'è uno volante? No. Non c'è uno volante? No. Uno che fluttua? No. Magnitudo quanto ti ha fatto? Magnitudo? Ti ha fatto pochissimo perché avevo già. Sì, ma quanto magnitudo ti ha fatto? 1, 2, 3? Vabbè, allora vai, curalo. Gli aveva fatto magnitudo 2, gli aveva levato così tanto. No, spacciato. No, 9. Io non so chi mandare. Ragazzi, io non so chi mandare Ampharos. Porca. Guarda, magnitudo 6, non gli toglie tanto, guarda. Qua è 6. Ampharos. Un tiranno. È fidanzato tiranno? No. Davvero? No. Sarone, è vero. Andiamo a Terragno e vediamo cosa fare. Vai Thanos! Ragazzi, non ha terremoto sto tiranno, se no spacco i culi. Anche se non è stabbato. Però... Oh, basta, Steelix! Sonnifero. Ma puoi che sei... E dai però! Guarda che infame! Dai ragazzi, mi ha evitato Sonnifero. Io mi sono rotta le scatole. Me la tagli. Io mi sono rotta le scatole! Oh, è roccia ragazzi. Magnitudo 6. È roccia, non molto efficace. Dai che gli si abbassa la velocità, dai che siamo più veloci. Dai che diminuisce tutto, il pietra taglio. Boom. Boom, incassa Ampharos, incassa sto pietra taglio devastante del mio Thanos. Ancora pietra taglio, stai morendo, Michelle? Ah, andrò avanti un po' così io. Cos'è che gli stai facendo adesso? È ancora confuso, sono stupido, si attacca da solo, si abbassa tutta la massa, si abbassa tutto. Ma per levargli quello là quanto... È la grandine. Ah, ecco. Ancora la grandine. Livello 45 per il nostro tiranno che ha sconfitto un Ampharos livello 49. Non male, non mi ricordo se era 49 o 48. Mossa di tipo acqua. Che palle. Ma io non posso lasciare un Paperino contro un Hyperior. Immaginatevi una lotta, Paperino tipo là così. Oh! E un Hyperior tipo là così fermo che lo guarda e dice: sei spacciato. Ragazzi, dovrei farci un fumetto su questo cavolo di gioco. Di Hyperior? Sì, o no, ragazzi, un fumetto. Guarda Hyperior quanto è cattivo. Voglio... Si ci dà. Ah. Oh! Ma che cavolo sta succedendo? Amo, qualcuno che può resistere a magnitudo perché non posso andare avanti così. Magnitudo? O Arial può resistere a magnitudo? Sei sicuro? Perché Apollo? No, assolutamente no. Elettra? No. Sandy? Buio? No. Cioè, non avrebbe senso. O Barbalbero potrebbe resistere? No, perché ghiaccio? No, non lo so in realtà. Forse Arial è l'unico, però poi tu sai come ucciderlo con Arial. Si va che si è bussato un botto l'attacco speciale. Lui? E il mio sta facendo fatica a resistere. Ma magnitudo guarda che non è speciale, è fisico, eh. Ha usato retromarcia, quindi è stato l'attacco speciale. Ti ha fatto retromarcia su stile? Retromarcia aumenta l'attacco speciale. L'ho usato già due volte. Che mossa speciale ti ha fatto finora? Solamente magnitudo. E allora niente, curati stile. Per levarti così tanto, che cosa ti ha fatto? Magnitudo. Una volta sola? Però tipo a 9 adesso. Ah, prima quant'era? 9, proprio 9 in prima mi ha tolto poco perché continua a bustarsi. Ma dovrebbe bustarsi l'attacco. Guarda, questo qua è 6, eh. Guarda quanto gli è 6 adesso. Fagli una mossa adesso. Ma questo Sablai cos'è che gli fai per ucciderlo? Scusa, che si fa per ucciderlo? Allora, Zuffa non è non ha effetto. Beh, ovvio, perché raggio scosso scaglia gelo. Cambia Pokémon. Guarda chi è che c'ha più difesa di tutti. È Steelix. C'ha 201 sì, di difesa. Sì, ma guarda il secondo che c'ha più difesa. Guarda il secondo che c'ha più difesa. Allora, vediamo. No, basta che continui là, vai. Allora, Sandy 93, Apollo 90, 68, 97, sì. Arial, manda Arial. Ragazzi, io non so quanto mi lava questo coso, perché è forte.
magnitudo 9. Ave Maria. Vai, monti, vai, vai, vai. Tanto è difficile fare l'altro magnitudo 9, vai. Cosa faccio? No, no, curatelo. No, sei più veloce tu adesso. Chi ha attaccato prima? Non ho attaccato, attacca sempre lui prima. Perché io continuo a curarmi. Beh, adesso lui farei una. Adesso lui farei surf. L'ammazzi. Però c'ha la culo a fare sempre 8 o 9, eh. Perché la grandine, potresti essere davanti di grandine. Vai, fargli lotta adesso la mossa tipo surf. Sì, ok. Io ragazzi sto rischiando. Sì, ok, sto rischiando un botto. Io sto rischiando qua. Che angoscia ste palestre. Guarda io. Cioè, ma non possiamo andare avanti. Cioè, la Lega non ci arriviamo. Lasciami, lasciami un attimo concentrare, Michele, che sennò qua ci muoio io per dare retta a te. Aspetta un attimo. Cazzo, per le arsa su Paperino lì con il fango. Perché c'è la siccità. T'ha usato giorno di sole. Cioè, l'abilità giorno di sole, ho usato giorno di sole. Perché adesso gli è elevato così tanto surf? Prima perché magari è passato un po' l'effetto. Ah, no. Buona okay. Così. Buona così, allenatori. Nurse. Questo momento gli dà? Signoraggio. Signoraggio, è coleottero, buona. Yes. Forte sul tipo buio, Oui. Io le insegnerei, signoraggio. Anch'io, però voglio uscire dalla palestra adesso. No, adesso stoppiamo qua dentro la palestra. Vabbè, allora vado dal tipo, almeno vado, gli vado vicino. No, vado a fargli compagnia. Stai fermo così. Cioè, non uscire fuori dalla palestra. Manco così. Cibrian, questa medaglia onda. Sto qua, guarda, sotto il porticato di fiori. Destino obbligato. Ah. Che palle ragazzi, mai un MT decente, oh. È idrovampata, è una mossa, grazie al cazzo di darmi idrovampata. Magari mi dassi idrovampata. Noi ci vediamo nel prossimo episodio della Loblock più pazza di YouTube. Magliette, tutto quello che volete sotto in descrizione. A Frederick, per Michelle. È tutto. Ciao.